Amici, indossate le cuffie, non vedrete ma sentirete, basta, con Come mai Max Pezzali. Le notti non finiscono all'alba nella mia. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per uscire. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio. Perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma perché? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per uscire. Grazie. Bravo, siamo partiti forte, eh? Bene, bene, dicevi questo bell'applauso. Andiamo dai nostri giudici. Loretta. Ma è stato bravissimo. A parte che la faccia non c'ha manco bisogno tanto del pittorico. No. Nel senso che ha la stessa espressione, questi occhi ha da sgranato bambolotto. Un po' gli occhi. E... da bambolotto, sembra un bambolotto. La foto di quando era bambino sembra veramente un bambolotto, eh? Senti, complimenti tantissimi. Voglio sapere i nomi dei tuoi barboncini. Mina e Biagio, in onore alla grandissima Mina. Mina e a Biagio Antonacci. Esattamente. E sono barboncini? Toi. E quanto pesano? 4 kg la mamma. E allora no, toi, nani. Diciamo sì, tra il toi. No, perché io ho un maschietto che sto cercando la moglie. No. Mina, con Mina. Con Mina. Con Mina. Potrebbe essere. Facciamo potrebbe un... essere. Vai. Ne parliamo. Il mio si chiama Sami, ricordati, eh. Ok, Sami. Okay. Ha visto? Grazie. Giorgio. Complimenti. Vogliamo grazie anche parlare della marca delle crocchette o... dei croccanti. No, ma magari... ma croccanti, croccanti. Magari, sai, se si parla di queste cose... No, io ma io ci devo pensare al matrimonio di mio figlio. Allora, sempre un Pezzali che si è magnato gli 883, come... come stazza, la stazza c'è. Però devo dire, appena mi sono messo questa e ti ho ascoltato, già l'impatto è stato perfetto. Cioè, proprio una, più, è proprio imitato, nel senso, proprio bene, bene, bene. Ti viene più naturale la seconda parte, quando vai più... ti alzi. All'inizio l'hai dovuto un po' forzare. Però poi, quando ho tolto gli occhiali, ho detto, la faccia è quella. Quindi, complimenti, siamo partiti bene. Mangi! Beh, io sarò molto breve, io metterei una pezza su Pezzali. Come una pezza su Pezzali? Sì. Infatti. Vabbè. Sì. Già finito. Beh, aspetta, finito. Questa me la segno. Una pezza su Pezzali. Sì. Pezzali. Esatto. Domani fa uno spettacolo, magari la butto lì. Sì, sì, una certo bella battuta. Una bella Morgan battuta. Allora, guarda, caro, io lo sai, con la musica, io non voglio parlare di Max Pezzali.
piuttosto voglio parlare e elogiare il cantante degli 883, che lo vedo più corretto. È uguale. Lui è Max. Comunque, Max Mezzali, ok. 883, che con canzoni straordinarie, con North, South, West, East, ha fatto più per la geografia che per la musica. Posso dirlo questa cosa qua? Certo, l'hai detto. Dal mio punto di vista, quindi però, bravo, devo dire bravo. Beh, posso dirlo, bravo. Beh, l'hai detto. Accomodati allora, abbiamo iniziato alla grande. Accomodati pure qua, che arriveranno poi tutti gli altri protagonisti.